Sì, ringrazio intanto per l'intervento già del consigliere Casali e anche per le osservazioni che ha fatto il consigliere Fabbri. Io credo che innanzitutto questo decreto è scaturito proprio dalle sollecitazioni che sono arrivate in un certo periodo di emergenza, anche addirittura dalle continue missive che penso che anche lei, visto che è iscritto all'Ordine degli Avvocati, possa aver ricevuto da parte dell'Ordine chiaramente, ma le sollecitazioni pervenivano proprio dal dirigente che voleva cercare del Tribunale, quindi andare verso un processo di informatizzazione. Da seguito di quelle sollecitazioni è stato costituito da parte del Congresso di Stato un gruppo di lavoro che cercasse di coinvolgere quindi la parte della magistratura, la parte dell'Ordine degli Avvocati e le segreterie di Stato competenti. Quindi quello che è scaturito è un lavoro fatto da un gruppo, ha cercato chiaramente nella limitatezza delle possibilità di quei momenti di cercare di giungere a una sintesi di un primo approccio, di un primo passo verso l'attività di informatizzazione dell'attività del Tribunale. È chiaro che, come dice il consigliere Fabbri, è un passo che richiederà tantissimo tempo ed è per questo che per esempio nella delibera adottata dal Congresso di Stato si identifica per esempio il rito amministrativo il principale su cui cominciare a ragionare per andare verso proprio un fascicolo digitale, quindi non solo la trasmissione telematica che magari era funzionale anche nel cercare di evitare assembramenti all'interno della struttura giudiziaria, quindi all'interno del Tribunale, ma anche proprio ad un fascicolo vero e proprio che possa essere consultabile anche dagli operatori da remoto. Quindi è un primo passo, è stato fatto in un periodo emergenziale, quindi io credo che quantomeno vada riconosciuto e ringraziato il lavoro di tutti coloro che hanno contribuito a questo lavoro e credo che da questo punto di vista colgo anche la sollecitazione fatta dal consigliere Casali, se c'è la necessità di, anzi c'è sicuramente la volontà di estendere anche il gruppo di lavoro a quelle strutture che possono dare anche un supporto e un surplus dal punto di vista dell'informatizzazione, in questo caso San Marino Innovation, per cercare di identificare magari gli strumenti informatici più idonei proprio per cercare di andare a coprire tutte le fattispecie, tutte le casistiche che si possono verificare e quindi in un futuro, quindi questo negli emendamenti viene appunto estesa questa efficacia fino alla fine dell'anno, ma la volontà è quello di un primo passo verso un'informatizzazione anche dell'attività giudiziaria. Grazie.